Ciao Maglioni, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per Roma-Spezia, una partita rocambolesca, piena di emozioni. La Roma che vince 4-3 con lo Spezia che fa calcio, ma porta la Roma avanti. La partita incomincia con l'1-0 della Roma, con un lancio per Pellegrini che da sinistra dà questo pallone in mezzo a Borja Mayoral, che segna il gol davanti al portiere. 1-0 per la Roma. Sembra delinearsi bene la partita, ma subito dopo palla per Piccoli, palla per un giocatore dello Spezia che non mi ricordo adesso chi era. Riesce a tenere il pallone, calcio a male, il portiere però non la tiene. Tap-in vincente di Piccoli che segna il gol dell'1-1, quindi molto importante. Poi arriva il 2-1 della Roma con la doppietta di Borja Mayoral, che fa 1-2 con Pellegrini, con Veretout gli si palla, giocata è destro, 2-1. Poi arriva anche il 3-1 con la giocata di Spinazzola che fa una giocata, palla in mezzo sulla destra, Casorp a colpo sicuro, tocca al difensore e la palla entra dentro, 3-1 per la Roma. Sembrava finita, ma lo Spezia prima il 3-2 con la giocata di Farias che ne salta 2 col sinistro a giro, al secondo palo 3-2, riapre la partita. E poi al 90esimo, liscio di Smalling, palla per Verde che davanti al portiere non sbaglia, gol dell'ex, appena entrato Verde, 3-3. Ma una partita con tante emozioni, crollo di Spinazzola, Bruno Peres è appena entrato, tiene palla lì, palla a rimorchio, Pellegrini segna il gol del 4-3 al 93, che decreta la vittoria per i giallorossi. Una partita clamoresca con un primo tempo combattutissimo, d'azione dall'altra, credo che l'1-1 sia era il risultato più giusto. Nel secondo tempo la Roma attacca, fa la partita, lo Spezia va in contropiede, fa la partita trovando il 2 e il 3-1. Sul 3-1 però la Spezia subito dopo 2 minuti trova il 3-2, quindi riapre completamente la partita. E poi sul 3-2 si mangia un sacco di volte il gol del 4-2, si lo mangia completamente con Carles Perez che si mangia un pallone, praticamente un gol già fatto, altre azioni di Pellegrini, si è mangiato almeno 3-4 gol a Roma, ha preso la beffa dopo quei gol sbagliati di Verde, ma non è stata punita perché non è finita 3-3, ma finisce 4-3 col gol all'ultimo respiro di Lorenzo Pellegrini. Allora, adesso gioca l'Inter, Milan-Atalanta. Peccato che non la fanno stasera, devono fare per forza di sì, vabbè, era giusto per il titolo d'inverno. Quindi Milan-Atalanta non la commenterò, purtroppo accenderò soltanto il risultato, commenterò l'Inter perché vedrò la mia squadra. Vabbè, 3 minuti da una parte all'altra. A Roma direi Spinazzola, Borja Mayoral, Pellegrini. Allo Spezia direi indubbiamente. Ovviamente no, Farias, dico Farias, ha fatto un'ottima partita. Poi Agumè mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto moltissimo. E vabbè, nomino anche Gyasi che sulla destra ha messo veramente sotto shock i difensori della Roma. La Roma la porta a casa, porta 3 punti importanti a casa, cioè all'Olimpico. Peccato Spezia perché ha fatto una buonissima partita, ma viene beffata all'ultimo col gol di Pellegrini del 4-3.